Le garanzie del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, che ha assicurato che non saranno toccati 52 posti di lavoro, non ha tranquillizzato i dipendenti della centrale del latte di Salerno, le cui quote azionarie sono detenute interamente dal comune, che ha confermato la volontà di vendere l'azienda. A metà mese infatti scadranno i termini del bando per la manifestazione di interesse di soggetti privati alle quote delle società miste del comune. Una soluzione questa non accettata dai lavoratori e neanche da Sinistra Ecologia e Libertà. Questa mattina nella sede salernitana Marco Matano, coordinatore cittadino di SEL, insieme ad altri componenti del partito, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare i motivi della ferma opposizione alla vendita a privati della centrale del latte, che metterebbe a rischio i livelli occupazionali, la qualità del latte e l'intera economia che ruota intorno all'azienda. Il comune di Salerno, hanno ribadito i responsabili di SEL, sappiamo che è in difficoltà e sta cercando di reperire fondi, ma è necessario un confronto con le altre forze di maggioranza. Abbiamo necessità che si faccia il punto sullo stato attuale delle finanze del comune di Salerno. Certamente una preoccupazione fondata il fatto di cercare di garantire i livelli occupazionali, però mi chiedo come questo sia possibile, perché nel momento in cui viene un privato, un grande privato, ad acquistare una struttura del genere, è chiaro che entra in un contesto di ottimizzazione dei costi, razionalizzazione, e poiché alcuni di questi hanno già dei siti di produzione non lontani da Salerno, hanno i loro rapporti consolidati con i produttori, è naturale che questo mette a rischio i posti di lavoro, mette a rischio l'attività dei produttori, dei raccogliatori di latte della provincia di Salerno e non ultimo, se è vero che il latte di Salerno è, diciamo, è noto, conosciuto per la sua qualità, anche la qualità del Qual è la prodotto. vostra posizione, visto che siete in maggioranza al Comune di Beh, Salerno? noi siamo in maggioranza e quindi stiamo cercando di sollecitare tutta la maggioranza a un momento di riflessione su questa fase così complicata per il Comune. Siamo convinti che occorre un attimo ripensare intanto di capire bene qual è lo stato del bilancio comunale. Senza conoscere bene lo stato delle casse comunali è assurdo pensare a ipotesi alternative, a come spostare i fondi, dove tagliare, dove investire. Quindi occorre un'operazione, diciamo, di chiarezza su questo argomento come primo passo per ogni ulteriore.